Avere delle idee, coltivarle col tempo, anche con una certa tenacia, sono delle idee che in questo quartiere sono andate in due direzioni. Da una parte la cura delle persone, fondamentale, e nella cura delle persone ci sta anche la necessità del diritto all'abitazione, a delle cifre sostenibili per tutti in un quartiere che deve essere misto, popolare e popolato da persone di diverse parti, insieme alla cura delle persone, la cura del territorio. La cura del territorio significa la rigenerazione della via attraverso il processo di riqualificazione fisica delle parti comuni. Questo implica ad esempio un progetto come quello della Tunnel Boulevard, che immagina che i tunnel ferroviari non siano più un luogo di abbandono, ma diventino uno spazio pubblico per tutti, con iniziative culturali, con l'urban art e gli orti di Via Padova, orti comunitari, la ripresa di uno spazio come quello del giardino di Via Mosso e anche naturalmente del Convitto, che era uno spazio abbandonato, come giustamente diceva Giorgio, che diventa un punto di comunità per il quartiere. Questo tipo di risultati avvengono nel tempo perché si mettono insieme diverse componenti, cioè il terzo settore, il volontariato, Fondazione Cariplo e le fondazioni private che sostengono e un dialogo con le istituzioni, municipio e comune, diversi settori. Ecco, è questa capacità di mettere insieme in una logica di collaborazione e anche un po' delle volte conflitto i pezzi che dal basso nascono delle idee e si riescono ad accompagnare, a coltivare, a seguire e a dar forza. Questo è il senso di un impegno civico che ha anche una natura politica, non Chiaro. dimentichiamolo, che significa attenzione ai luoghi pubblici, attenzione alla qualità dell'abitare, alla qualità della vita in un quartiere e per forza di cose, porsi anche un problema in un quartiere come questo, che non è un quartiere di edilizia popolare, ma di edilizia privata, come facciamo a creare le condizioni per cui questo bello, questo buono che si porta, non diventi solo appannaggio di qualcuno che escluda in automatico gli altri? Allora qui oggi stiamo discutendo di quali politiche dell'abitare, anche in contesti di edilizia privata, possano favorire la tenuta del mix sociale, quindi che aiuti sugli affitti, che condizioni di politiche nuove, ma questo è un tema che riguarda Milano come le altre grandi capitali europee e vogliamo che anche l'amministrazione, su spinta dal basso, ma anche di professionalità che ci sono nel mondo accademico, che ragionano su questi temi, si possano trovare delle soluzioni nuove. Mi dite cosa, Giorgio, cosa sta succedendo qua dentro in questo momento? Chi sono, i relatori, le relatrici? Che tipo di dibattito stanno animando? Chi sta partecipando? Perché, questo è un quartiere schierato, direi, in maniera quasi militante contro le diseguaglianze, no? Rispetto a questo lavoro. E credo che la dimensione dell'abitare che state discutendo oggi sia killer per questo genere di... La Certo. casa è un diritto sancito dalla Costituzione, no? E quindi vedervi così impegnati in queste attività, insomma, dà ragione alla bontà di questa iniziativa che sta portando avanti CSV Milano con l'aiuto di tantissime, tantissime persone. Ditemi veramente in due battute cosa sta succedendo qua dentro, come avete organizzato questo panel, perché mi avete raccontato molto bene venerdì e sabato. Adesso voglio capire che livello di discussione c'è qua dentro, perché poi andiamo dentro con la telecamera, riprenderemo qualche momento e ci piacerebbe contestualizzare chi sta parlando, chi sono gli invitati, eccetera. Ma noi lo diciamo spesso, noi siamo convinti che la cosa principale in questo luogo, ed è bello quello che dicevi prima sulle diseguaglianze, la battaglia principale è creare nuovi cittadini. Questa via, questo luogo, questo parco, questa scuola, che è una bellissima scuola per le tantissime nazionalità presenti, ma non solo, da anni formano nuovi cittadini. Lì fuori ci sono case, spesso di ringhiera, dove negli anni sono arrivate tante generazioni, cambiando di prime, seconde generazioni, Veneti, Lombardi, cioè un mondo che è cambiato. Noi siamo convinti che Milano, che i cittadini milanesi, si formino lì dentro, non nei grattacieli, non si formano in E gabolenti, qui si cosa sta formano lì dentro. succedendo adesso? Su questo ragionamento, che in una zona, in un momento in cui si rischia di estromettere proprio questa diversità, che noi riteniamo fondamentale per la bellezza della città, noi stiamo cercando di aprire un dibattito. È chiaro che i prezzi delle case stanno andando alte, stanno diventando altissimi, e quindi non si riesce, per le famiglie più povere, con più Meno problemi, ambienti, meno abbienti, poveri, forse. C'è il rischio di portarle fuori e noi non si vogliono che queste fasce siano escluse. Quindi stiamo iniziando a mettere lì, a iniziare con delle proposte,
e sono proposte che nascono dalle associazioni e dagli abitanti del quartiere. Quindi qua dentro stiamo dibattendo di questo. È presente l'assessore Marano in questo momento, quindi lo troverete. Il livello che vogliamo fare è un livello alto, vogliamo farla questa battaglia. E vogliamo tirarci dietro le istituzioni, perché poi è loro il compito. Certo, ci avviciniamo, ma certo. Lo stiamo facendo mettendo insieme i pezzi anche qui, perché certo. C'è le istituzioni con l'assessore Maran, col presidente di municipio, ci sono anche persone che con l'attivismo di base come Villa Pallavicini da tanti anni si stanno occupando di dare una mano alle persone in difficoltà anche sul fronte dell'abitare, chi porta avanti i progetti sociali, le sensibilità di cittadini attivi e anche mondo accademico e mondo del terzo settore che si sta occupando di queste politiche innovative dell'abitare che anche in edilizia privata garantiscano il diritto a restare in quartieri come questi a persone che hanno meno possibilità. Grazie ragazzi, noi andiamo dentro a sbirciare un po', a rubare qualche passaggio. Entriamo di là, entriamo dal retro, la camera di Milano News intanto continua a seguire la vicenda. Ciao, noi rubiamo qualche immagine, siamo sempre in diretta su Milano News.